cosa abbiamo guardato? Ma tu posti queste cose? Beh, ho una stanza bellissima. Hai una grande schiena, sì. Ciao friends, oggi siamo qua insieme a IFRZ. Ciao. Mamma mia, oggi siamo qua per fare una bella reazione all'Instagram, proprio così. E non vedo l'ora, specialmente perché ci sono un sacco di post da andare a reagire dal momento nel quale ne avete fatte davvero, ma davvero tante. Dai, sono curioso. È una delle mie cose preferite. E non solo questo. Dovete comprare anche il fumetto. Proprio così. Sì, fumetto, ragazzi, compratelo, mi raccomando. È il più bello di tutti. Soprattutto perché ci sono un sacco di pagine, coloratissimo, ma soprattutto è bello proprio da studiare, da vedere, è proprio bello per la storia che il c'è, top. Quindi è bellissimo, è interessante, esatto. È grosso, è grosso specialmente, è grosso. Non potete lamentarvi assolutamente, andatelo subito a comprare, il link in descrizione e in tutte le librerie d'Italia. Detto se questo, se non lo fate vi vengo a cercare, esatto, e l'ha detto pure Ivi. In realtà questo video non sarà solamente inerente a vedere i post dei fan, ma come tutti quanti quasi sapete, Ivi ha aperto un suo profilo su Instagram. Già. Non mi seguite, però mi offendo. Ma tu lo sai cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a reagire ai post e diciamo la nostra su come ti vesti e tutto quello che ne deriva. Sei contenta? Andiamo bene. Forza. Ok. Va bene, eccola qua, questo è il post, cioè questo è il profilo di Ivi. Andiamo alla prima foto. Ma scusami un attimo, ma hai messo la bocca in delle alghe? Com'è possibile? Allora, posso spiegare, in realtà hai la parte superiore della faccia. Ce l'ho, ed è molto più bella della tua, Zoe, tranquilla. Calme. Iniziamo, però, differenza mia, tu non la fai vedere la parte superiore della faccia. Non è una cosa che posso rendere così nota come la tua. Te la metti ai 420, come non solo la faccia. Andiamo avanti. A me piacciono le alghe. Va bene, Violet. Poi te le faccio assaggiare. Ok, aspetta, ciò significa che la nella botte piccola. Cosa c'è? Ci sarò io! Ah, ok, pensavo come. Solitamente è il vino buono, però vabbè. Cioè... Non sai quanto. Va bene, andiamo avanti. Poi questa è una foto. Allora, vabbè, dei belli capelli comunque. Mi ero appena svegliata. Ok. Sì, a parte che, vabbè, i capelli sono stupendi. Io ci metto un sacco di prezzemolo e ci metto un sacco di tempo a farli così. Però... Un sacco di prezzemolo. Ragazzi, sono un sacco estetico. Aspettate un attimo, ma chi ha la chiave di quel lucchetto? Credo lei. Ce l'hai tu, Zoe? Sì, l'ho mangiata. Cosa? Così nessun ragazzo l'aprirà mai, o nessun ragazzo l'aprirà mai. Ma secondo te do la chiave a Zoe? Effettivamente. Ok, allora io qua non capisco. È uscita di casa per la prima volta. Sì, è uscita di casa la prima volta. Vabbè, però Ivi, qua non capisco per quale motivo hai rotto una... Cos'è quella? Cosa c'hai nel piede? Allora, non l'ho rotto io. Intendi il coso dove mi si... La rete? La rete per i pesci. Sì. La rete. Perché te la metti è in quel fashion. Modo? È autocatturata. È fashion. Ah, ok, è fashion. Ma pensavo le stessi chiedendo perché ha rotto a mani nuda un albero. Ho detto... perché volevo copiare mio cugino. Ah, certo, effettivamente come hai fatto? Vabbè, andiamo avanti. Sì, a testare, allora. Perché ha la testa dura. Vabbè, cosa abbiamo guardato? Ma tu posti queste cose? Beh, grande, ha una stanza bellissima. Hai una grande schiena, sì. A proposito di 420, vabbè. Poi, ma qua, cosa? Ma tu, perdonami? Ma tu hai le... Aspetta, tu hai le lentiggini o no? Cioè, io non lo capisco se è un filtro o meno. Oppure sì, ti trucchi e fai finta di avere le lentiggini. Tu sei una di quelle che no, fa finta. Cosa? Fa finta, ce li ho. Ce li hai. Un mago. Ma quelli sono degli occhiali. Occhiali per finta. Quelli sono degli occhiali. Allora, posso spiegare? Mi manca un poco, però ci vedo sicuramente più di Crucco. Smettila! Vabbè, Crucco li porta anche quando dorme, vabbè, dai. Non riesce a vederci neanche nei sogni. Sì, non ci vede nei sogni, buio. Se gli occhiali. Vabbè, comunque, ragazzi, seguite Ivi se volete una reazione su altre FRZ. Adesso andiamo ai post vostri dei friends. Lasciate like, perché il prossimo sarà probabilmente qualcuno degli altri. Detto questo, andiamo, vediamo.
Oh, shorty babies. Che significa che siamo bassi? Dovresti essere basso. Selecting. Ah! Ah, non sei realmente così basso. Ah, no! No, no! No, perché io sono basso. Sì, perché Zoe è basso, quindi diventa piccola. Bellissimo, ragazzi, continuate a fare questi editi perché sono belli. Rimuoviamo dal mondo le tavole da serie. No. Sottile. Povera, povera Zoe. È lui. Guarda, e poi tra l'altro anche Lisa Simpson. Zoe. Anche Lisa Simpson comunque è piatta, se noti. È bassa pure, hai ragione anche tu, Meg. È vestita di rosso qua. Andiamo qua, ci sono io che sto affogando. Britannic. Rucco e Sbreezer, siamo chi legge. Vabbè, questa è una... mi sto scordando di lasciare like a tutti questi post. Aspettate un attimo che sono tutti ogni volta belli. Che clicchi il like di suggerimento clicca due volte, scusa. È troppo carina questa. Questo. Sì, è troppo carina. Guarda, guarda. Mi ricorda mi ricorda qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Vi ricordate quei topi giganti con tipo le mani giganti? No, 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 quei pupazzi con le mani giganti ed sono però dei topi. Ah, me lo ricordo. Dai, come cacchio si chiamano? Aspetta. I Diddle. Mamma mia, ragazzi. I che? No. Il Diddle. Vabbè, non andiamo. Non so cosa siano. Vi metto quell'immagine per far capire. Era una roba che si faceva tempo fa. Cioè, si comprava tempo fa. Zoe è alta. Scusate, no, devo dire una cosa importante. Ma sì. Le persone come fanno a sapere che sono bassa? Cioè, da cosa è uscita questa cosa? Che ma effettivamente da cosa meme? È nata questa cosa? Io non lo so, Allora, io non ho mai detto ok quanto sei alta, mai. Com'è possibile? Forse tipo il video di dell'anno d'accordo. Scorso. No, no, non credo. Sei tutta. Sembra più alta di me. No, a fianco. Forse c'eravamo. Forse qualcuno. Io mi ricordo c'eravamo. Facciamo che ce lo scrivono nei commenti. Come avete fatto, ragazzi? Esatto, scrivetecelo qua sotto i commenti perché vogliamo sapere. Tutti quei simboli strani nel tuo sfondo, cosa sono? Cosa sono? Francesco, mi manchi. Non ci voglio credere. È un messaggio in codice. Un messaggio in codice, che bello. Un hacker. Però tra l'altro comunque quel disegno che vedi tipo lì a fianco, ok? Io l'ho fatto io perché mi ha chiesto mi puoi fare un disegno che me lo metto come wallpaper? E io l'ho fatto col dito sul cellulare in 3 secondi. È bellissimo, però è bello. Sì, è bello, è bello. È l'ognomo? Che carino. Ma... Ah, per essere allora sto ricominciando. Sto iniziando a fare più giochi all'interno del canale come terzo video, perché vedo che vi possono piacere. Quindi proviamo, vediamo cosa accade. E in caso continuo. Comunque, ovviamente, fumetto FRZ sempre non può mai mancare nei miei post. Taggati. Compratelo. Oh, qua c'è quello vecchio. Sì, ma non sai leggere. Oh, cavolo. A che vuoi? Me lo legge una Chiara. Io faccio leggere proprio. Già da le umane. Non l'ho capito. Non l'ho capito. Però bella edit. Freezer, dobbiamo crepare le 100 Zoe. Zoe originale. Zoe dopo che Freezer ha distrutto la sua arena. Nel video quello di Freezer contro 100 Zoe. Esatto. Oh cavolo. Ok, Crucco ultimo. Elox settimo. Zoe sesta. Meg. Ivy. Violet! E ovviamente beh, ci sono. E ovviamente io. Io! Ma perché? Perché c'ero per terra con mia madre che passa col morcio? Vabbè. Andiamo avanti. Ok, vabbè, va bene. Tanto per il content. Sì, sì, sì. Ah, ragazzi, seguite questa pagina qua. È una pagina di un fan che praticamente vi mette le miniature. E ogni volta quando esce un video, in caso magari ve lo perdete, su Instagram potete essere anche informati su questo. Zoe, la sua arena. Bellissimo. Cosa sì, bellissimo, sembro io bello. Uscito da Dragon Ball. Sembra Crucco pompato in palestra. Crucco pompato. Ha preso la palestra, l'ha messo dentro una siringa e se l'è. È andato proprio con i manubri. Tutto. Ma quante dita hai?
5, no, 5, sono giusto. Ah, no, giusto, okay, giusto. Non c'è questo che però mi sa che è rotto questo dito. troppi pesi. Oh, cos'è? Che forte. Oh, sense! Oh, aspetta, ma sono personaggi vecchi. Meg! Ci sono io. Oddio, cosa sta accadendo? Forse tipo... Bellissimo! Ma è stupendo! Quanti siamo? Siamo troppi! Oddio. Non entriamo nelle forme. Che figo! Zoe, lo sai che per me far centrare le mie tette sulla spiaggia devo scavare un buco? Mamma mia. Free ti obbliga a indossare un costume da ragazza. Beh, dai, sei sexy. Sì, sì. Quando si va in live su Twitch, quando non va in live su Twitch? Beh, è molto serio questo post. Beh. Oh, post vecchi. Oh. Guarda, Maggie c'è sempre stata. Maggie io c'è sempre stata. Sempre. Ma come è possibile che ci sei sempre? Sempre presente. Mamma mia. Aiuto. Tutti. Freezer che va al mare con la sua famiglia, ma incontra Zoe. Vabbè dai, è bello trovare. E sono io photoshoppato non si sa dove. C'è un cuore nel multiverso. E ti manca un pezzo di mano. Ok, qua c'è un ragazzino che ha notato quanto sono simili i due post, tipo questo qua di tipo 2-3 anni fa e questo qua tipo di ultimamente. Ragazzi, coincidenze? Oh. A me non te ne scade lo yogurt, ci devo andare. Insomma, Galli torna qui. Alla banana e alla pesca, che cazzo lo trova più? Cosa avete portato per la maturità? Io ho portato tutta la vita dei generali francesi che prestarono servizio durante la rivoluzione, che come lei ben sa nel 1789... Non credo sia un argomento valido. Ma questa è una cosa speciale. Ah sì? Eh certo, pensi che pure in grado di crescere. Tutte le piante crescono. Ma questa nasce, cresce e corre pure. Ho capito, qua non l'ho portato l'anno scorso e mi avete bocciato, non vi va bene niente. Professore, guardi che bella. Quello è un cazzo di gomma. No, è una lampada, non ha preso la lampada. Tu devi stare zitto e portami una birra. Io così sono. Mamma mia, ragazzi, comunque... Amadeo Preziosi, un grande. È un grande. Andiamo avanti. A Sbreezer piace Meg. Io. Madonna, col Motorola. Guarda, c'è l'ora del Motorola. Sì, Motorola. Non se la una M. Bello. Carino. Questo sì, veramente bello. Figo. Sembra lì. Sono il best. Sì, sì, sì. Comunque le nostre fanart sono davvero belle. Qua sembra. Sembra un e-boy qua. Un e-boy. Freezer e Crucco trasformato anche in real life. Ma è vero. Freezer e Crucco trasformano il mondo in un cartone animato. Gli altri FRZ What is this? ok, qua c'è tutta una storia gigante di questo ragazzo Cookie87 New che fa robe assurde. Vi consiglio di andarlo a leggere. Qua c'è la Sbryon. Io e Ryan che stiamo bellissimo, con la stessa sciarpa. Sì, sì, siamo la stessa sciarpa con sto caldo. Mamma mia. Sescia. Io non so come roba... farà io con questo caldo a stare con quella sciarpa. No, neanche io. Sbriga dice di amare Meg intanto. Oh, cosa, Zoe? Non è vero. Sì, certo, ti stiamo credendo. Va bene, comunque. Che bello. Ragazzi, oh, ah, il gnomo. Ma è bellissimo, io ti adoro i suoi disegni. Gente bella. Brava Lenny, bravissima. Comunque, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci becchiamo in un prossimo e nuovissimo video. Salutate, friends! Ciao! Ci si becca!